Esordito così, Zappalà che torna in campo dopo più di due mesi di assenza, forse un po' meno, però un bomber al Torino è mancato. Al suo posto Messina ha tirato la carretta, come si suol dire, e adesso siamo ai quarti di finale nella partita contro la Roma, la prima dell'altro girone. La Roma non porta con sé Nicotra, il portiere rivelazione di questo campionato, ma che rivelazione, in realtà un fenomeno assoluto per questi livelli. Gioca Liguori che comunque è ben figurato. In attacco Fischietti e Gardali non si possono separare, è la coppia gol. Chi vince va avanti, non si cincischia più. Torino-Roma, quarti di finale, Serie A level. Ed ecco che fanno l'ingresso in campo le due formazioni che si affronteranno quest'oggi per il quarto di finale, primo quarto di finale della Champions League, Roma e Torino. Numero 5 Simone Trovato, numero 3 Alcio Patanè, numero 6 Santo Astuto, numero 7 Mattia Innocenti, numero 8 Cristo Marzo, numero 0 Francesco Leone, numero 9 Lucio Cangari e numero 13 Carmelo Ancuso. Andiamo a leggere la formazione del Torino. Tra i pali numero 1 Danilo Genovese, numero 2 Claudio Cangari, numero 5 Cristo Ziliano, numero 9 Tucca Daci, numero 6 Steppe Messina, numero 90 Fabio Manciato, numero 10 Diego Zappalà, numero 4 partita subito al primo tocco, un gol, un assist geniale da parte del tuo compagno. Sei tornato e si vede Zappalà? Sì, sono tornato, diciamo, sono più in forma perché ho la voglia, da 5 settimane non gioco il mio Torino perché lavoro, però il lunedì sono libero e spero solo di vincere questa partita che è iniziata molto bene, però si è messa male per qualche, non dico torto arbitrale perché è un bravo ragazzo, per una, diciamo, non vista, perché lì ti hanno chiuso in due. Un fallo brutto che se io non mi sento toccare io calcio normale come ho fatto il primo gol. Ultima considerazione, una partita proprio lottata, corpo a corpo continuo, chi vince? Vince chi è, diciamo, chi ha più fortuna, perché le squadre sono messe bene in campo, loro sono amici, noi stiamo correndo, perciò speriamo che vinca il migliore questo secondo tempo. E adesso il secondo tempo. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer again. How deep is your love? Secrets.
Torino 5-1, che gran partita, il distacco che avete visto negli highlights comunque è abbastanza compresso negli ultimi minuti, perché poi siamo stati pari per quasi tutto il tempo. E che gol che ha fatto Grasso, due gol veramente di una qualità eccezionale. Da dove la tiri fuori? Ma niente, la partita, sono i momenti e tutte queste cose. Oggi è mancato Fischietti, tu hai preso un po' le redini del gioco, secondo me questa assenza fino a quando durerà da parte del tuo compagno, e ti senti pronto per guidare questa squadra magari al titolo da centrocampista titolare? Sì, però se rientra Fischietti è più meglio, così siamo più completamente. Trovato, oggi hai giocato con un dolore alla coscia, mi sembra, com'è andata? Non avevi un centravanti fisso da marcare la maggior parte del tempo, mi è sembrato. Devo dire che il gol subito ci può stare, è stata una disattenzione nostra, se no non è vero quanto neanche guai quest'oggi. Ma continuiamo questo nostro cammino verso la finale, sperando di continuare a giocare così, che rientri Fischetti, rientri Calì, rientri Nicota. Esatto. Oggi molte assenze, infatti per questo magari abbiamo fatto sì 4 gol nel primo minuto, perché forse alla fine abbiamo capito come giocare. Come avevi pronosticato qualche mese fa, in vista del mercato, la squadra è migliorata tantissimo, ma è migliorata anche senza i giocatori che hanno dato qualcosa in più subentrando. Ma è esperienza, perché comunque più giochiamo insieme, più ci troviamo l'un l'altro. Sappiamo le pecche di uno e magari dove qualcuno eccelle. Oggi Vito finalmente alla fine ha trovato la porta, dato che durante tutta la partita ha giocato a cacciare il portiere. E come se non ha trovato la porta Vito Gardali, intanto abbiamo una semifinalista, è la Roma.